Benvenuti a tutti, io sono Matteo Villa dell'ISPI e per questo Ask the Expert di oggi cercheremo di parlare, di rispondervi alle vostre domande, 10 domande sui vaccini. Allora, perché l'UE ha scelto di affrontare la campagna vaccinale in questo modo? In questo modo immagino significhi andando a negoziare con i singoli produttori di vaccini e facendoseli dare, negoziando il prezzo. Ecco, l'hanno fatto un po' tutti i paesi del mondo, quindi noi non abbiamo fatto altro che seguire la strategia anche degli Stati Uniti, del Regno Unito. Siamo arrivati in ritardo perché poi la nostra agenzia europea del farmaco, quella che doveva autorizzare poi la diffusione e l'utilizzo di questi vaccini, è arrivato un po' dopo, quindi i produttori di vaccini avevano già iniziato a fornire dosi a altri paesi, quindi siamo rimasti un po' senza noi, quindi più o meno è andata così. Perché al posto di negoziare dosi l'UE non ha negoziato sulla proprietà intellettuale? È una domanda che si sono fatti in tanti. Il problema di negoziare sulla proprietà intellettuale è che quasi nessuna casa farmaceutica al mondo consentirebbe a lasciare, diciamo, a sbrevettare il proprio vaccino nel momento in cui ha speso tanti miliardi per svilupparlo. Quindi un po' il problema è quello, è per tutti così ovviamente di nuovo, e diciamo che le case farmaceutiche all'inizio almeno della campagna vaccinale hanno bisogno di rientrare dai loro costi, quindi non sbrevetterebbero il loro vaccino, renderlo disponibile a tutti. E ricordiamoci anche una seconda cosa, che anche se il brevetto fosse libero per tutti, quindi tutti potessimo produrre il vaccino, comunque le difficoltà logistiche, ma anche proprio di produzione del vaccino, non sono facili da sormontare, ci vogliono molti mesi per mettere su un impianto che riesca a produrre su larga scala i tanti vaccini di cui abbiamo bisogno. Con la nuova presa di posizione di Orban, quali conseguenze prevedete all'interno dell'UE? Beh, Orban ha detto noi vaccineremo anche con Sputnik, che è il vaccino russo, che sapete non è ancora autorizzato dall'Europa, e vaccineremo anche con, dice Orban, gli ungheresi con il vaccino cinese, che non è ancora autorizzato in Europa, Sinovac. Beh, in questo caso semplicemente l'Ungheria fa una cosa che potrebbero fare anche altri paesi, cioè autorizza per i fatti suoi altri farmaci, altri vaccini in questo caso. E Orban è il primo, ma di fatto non fa altro che smarcarsi un po' dalla strategia europea e andare per la sua strada. Vedremo se pagherà e soprattutto se questi vaccini si riveleranno efficaci. Comunque, per esempio, Sputnik è comunque in valutazione anche da parte dell'Agenzia del Farmaco Europea. Altra domanda: che ruolo sta giocando in questa partita l'alleanza geopolitica dei Central Five? Ma semplicemente, sapete, diciamo, i paesi del centro-est Europa sono tutti insieme nella gestione dei vaccini, però l'Ungheria sta giocando un po' da sola in realtà questa partita. Tutti gli altri paesi sono abbastanza allineati con la scelta dell'Unione Europea di andare tutti insieme. Quindi diciamo che non è che c'è una grande distinzione tra est e ovest dell'Europa, anche se appunto vediamo le prime fratture nel fronte comune dell'Unione Europea. Qual è effettivamente la strategia di Austria e Danimarca? Eccole le prime fratture del fronte comune. Abbiamo detto che la Commissione europea ha negoziato per tutti noi, per tutti i paesi, i 27 paesi dell'Unione europea, e poi ha distribuito i vaccini. Invece Austria e Danimarca hanno detto no, noi facciamo come Israele, cercheremo di farci aiutare. In questo caso ovviamente ci si smarca un po' dalla strategia europea, così come ha fatto l'Ungheria, anche Austria e Danimarca iniziano a smarcarsi un po' dalla strategia europea e cercare alternative per cercare di velocizzare la loro campagna vaccinale. Per adesso, ovviamente, non sappiamo esattamente se ce la faranno, né sappiamo se questa loro strategia pagherà. Sicuramente è un momento di, diciamo, rischio per tutta l'Unione Europea, no? Non abbiamo un fronte comune. Altra domanda: come si può parlare dell'Unione Europea di fronte a scelte strategiche così distanti tra loro? Ottima osservazione, infatti. L'Unione Europea, diciamo che sin da subito ha iniziato un po' a sfaldarsi di fronte alla strategia vaccinale, però dobbiamo ricordarci che la strategia era corretta, noi volevamo parlare con una voce sola, anche per evitare che qualcuno facesse prima degli altri. Provate a immaginarvi se la Germania fosse andata a negoziare sui vaccini e poi l'avesse dovuto fare appunto alla Repubblica Ceca, no? Un paese grande, un paese piccolo, probabilmente la Germania avrebbe estratto qualcosa di più e la Repubblica Ceca qualcosa di meno, anche qualcosa che avremmo voluto evitare e al momento abbiamo evitato. Ovviamente però il problema è che arrivano poche dosi. È realistico parlare come extrema ratio di derogare i brevetti? È un'arma per l'UE? Sì, è una minaccia che possiamo fare alle case farmaceutiche, che dirgli no ragazzi,
non ci interessa più, non vogliamo più collaborare con voi, dateci, togliamo il brevetto e iniziamo a produrre noi. Però ricordiamoci che è anche una strategia per adesso assolutamente non vincente, perché la capacità produttiva e di distribuzione delle case farmaceutiche che hanno in mano il vaccino, diciamo, non è facile da colmare per altri soggetti, ok? Non è facile che altri arrivino e producano velocemente il vaccino che servirebbe. E quindi proprio per questo, al momento, sì, si valuta come arma, però in realtà nessun paese europeo ha immaginato di farlo ancora. Altra domanda, gli stati membri dell'UE avrebbero potuto cedere competenze affinché l'UE si occupasse della produzione? Non so bene cosa significhi, nel senso che l'Unione Europea si può occupare della produzione dei vaccini, ma non è tanto le competenze degli stati membri, ok? In ciascun paese ci sono alcune parti di produzione dei vaccini. Non so se avete sentito Tito, ma proprio oggi l'Italia ha bloccato delle esportazioni del vaccino di AstraZeneca che praticamente finiscono, no, le finiamo noi, no? Cioè le mettiamo noi, le inscatoliamo noi nelle provette e poi da lì, da noi, dall'Italia, partirebbero verso altri paesi fuori dall'Unione Europea. L'Italia le ha bloccate. Di fatto utilizzando una procedura prevista dall'Unione Europea e consentita, ma che significa che quindi una parte di produzione è già fatta in alcuni dei paesi membri dell'Unione Europea, tra cui l'Italia, il Belgio, la Germania, semplicemente poi magari queste dosi finiscono altrove e non all'interno dell'Unione Europea. La strategia adottata avvantaggia o svantaggia i paesi meno sviluppati dell'Unione Europea? Questa è un'ottima domanda. La strategia che abbiamo adottato, cioè quella di andare a negoziare tutti insieme, l'abbiamo detto, avvantaggia i paesi piccoli e svantaggia quelli grandi. Appunto, i paesi piccoli, pensate che addirittura alcuni paesi piccoli dell'Unione Europea sono più avanti di quelli grandi nella campagna vaccinale, hanno somministrato più dosi pro capite. Tanto per darvi un esempio, la Danimarca è attorno al 10% delle somministrazioni rispetto alla propria popolazione, no? La prima dose, quindi una persona su 10 ha già ricevuto la prima dose in Danimarca. In Italia siamo a più o meno una persona su 20, no? Quindi il 6% della popolazione, 5-6% della popolazione. Più indietro, così come la Germania, anche la Germania è ferma al 6%. Tanto per darvi un altro dato, l'Ungheria, il paese che, a cui non piace, diciamo, usare solo i vaccini europei, vorrebbe Sputnik, vorrebbe il vaccino cinese, è più avanti della Germania e dell'Italia. È già al 9% della popolazione vaccinata. Probabilmente non avrebbe ottenuto lo stesso risultato se avesse negoziato fuori dall'Unione Europea. Questo è un po' un paradosso su cui dovremmo riflettere. Quando dovremmo vedere il risultato della vaccinazione? Allora, alcuni paesi lo stanno già vedendo, il Regno Unito lo stanno vedendo, insomma, c'è una forte differenza tra chi è stato vaccinato e chi no, in termini di quante persone si contagiano, quante persone poi hanno malattia grave dopo che si sono contagiate. In Israele, che è il paese che è già più avanti del mondo nella vaccinazione, sapete che almeno una persona su due in Israele, quindi più del 50% della popolazione, ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, cioè molto più avanti di noi, 10 volte più avanti dell'Italia. Gli effetti li stiamo già vedendo. In Italia probabilmente inizieremo a vedere gli effetti questo mese e poi il prossimo, con una piccola lenta riduzione della letalità, cioè di quante persone che si sono ammalate e poi alla fine muoiono. Speriamo che appunto i veri effetti arrivino presto. Comunque entro 3 mesi di tempo dovremmo iniziare a vedere la stragrande maggioranza degli effetti se riusciamo a vaccinare soprattutto le persone più anziane, che come sapete sono anche quelle che purtroppo hanno esiti più gravi della malattia. Perché non è stata vaccinata prima la forza lavoro in Italia? Eh no, è proprio questo il punto. Abbiamo poche dosi e le dovremmo destinare probabilmente soprattutto a quelle fasce di, diciamo, di età in cui la malattia può essere più grave, no? Quindi le persone che hanno 70, 80 anni, forse quelle che ne hanno 60. Purtroppo, avendo poche dosi, non possiamo vaccinare la forza lavoro, primo perché appunto è più giovane, quindi in teoria comunque la malattia a loro fa meno male, e secondo perché la forza lavoro italiana sono 22 milioni di persone, provate a immaginarvi, al momento abbiamo vaccinato circa diciamo 4 milioni di persone con la prima dose, eppure siamo a quasi 3 mesi dall'inizio della campagna vaccinale, no? Quindi immaginatevi quanto ci metteremmo a vaccinarne 22 milioni, che sono un terzo degli italiani. Ovviamente è qualcosa che avverrà nei prossimi mesi, ma non può avvenire adesso ed è giusto che non avvenga all'inizio, perché non possiamo far ripartire il paese se comunque la parte più anziana e più vulnerabile della popolazione si ammala e muore, altrimenti non è cambiato nulla. Grazie ancora, seguiteci sempre sul nostro canale Instagram e ci vediamo la prossima volta con il prossimo Ask the Expert. Ciao!